probabilmente la sceneggiatura dell'ultimo atto della semifinale playoff di C Silver tra Basket Teramo e Pallacanestro Silvi, vinta dai biancorossi 72-70 con un canestro allo scadere di Enrico Gaeta, non sarebbe affatto dispiaciuta al regista spagnolo Luis Buñuel o al gentiluomo inglese Alfred Hitchcock, perché è stata il giusto mix tra il thriller con una punta di surreale e, perché no, anche di grottesco. Ci riferiamo ai due blackout che hanno fermato l'incontro rispettivamente all'inizio del secondo e del terzo quarto e che hanno fatto tremare non poco il pubblico di casa per un'eventuale sconfitta a tavolino che sarebbe stata automaticamente sancita dalla coppia arbitrale se l'impianto elettrico del Palace Capriano avesse ceduto una terza volta. Le luci però non si sono spente ed hanno invece schiarito e reso evidente una considerazione: Silvi esce da questa serie a testa altissima e questa serie l'ha persa con la consapevolezza di aver messo seriamente alle corde un avversario molto più forte, competitivo e con un roster profondo. Un'immagine chiara della partita è il break micidiale di 15-0 nel terzo quarto che ha permesso ai ragazzi di coach Tom D'Alberto di recuperare lo svantaggio di 13 lunghezze subito nel primo tempo, andando in vantaggio anche di 7 punti a pochi minuti dalla fine del match, salvo poi pagare le uscite per falli di due giocatori chiave del quintetto base. Io ringrazio tutti questi ragazzi che hanno lottato dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo avuto la partita in mano, non gli posso rimproverare niente, ci sta una partita del genere, con questa tensione, qualche pallone che puoi gestire nei momenti importanti con una squadra giovane come siamo. Sono contento, do i complimenti a Teramo e gli auguro un bocca al lupo per le finali, e siccome mi hanno battuto spero che vincano loro la finale, così sappiamo che abbiamo perso con la migliore del campionato. Dall'altra parte il Basket Teramo ha evitato all'ultimo secondo una clamorosa eliminazione e l'ha fatto sfoderando una prova di carattere negli ultimi palpitanti minuti. Merito soprattutto delle stelle tra virgolette biancorosse che hanno fatto prevalere le loro capacità tecniche per poter completare un'isperata rimonta. Adesso giocheremo questa finale con Termoli senza la pressione che avevamo adesso, sicuramente, perché adesso può succedere di tutto, possiamo perdere, possiamo vincere, però sicuramente la condizione emotiva sarà nettamente diversa da questa semifinale.